Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'amore per Gesù. Se la vita è amore, cerca l'oggetto più degno del tuo amore, la persona che più lo merita. Questi è Gesù. Egli è Dio, ma anche uomo. Anche lui ha un cuore umano ed è il più buono e il più bello tra i figli degli uomini. Forse l'hai amato poco finora e lui ha continuato ad amarti ininterrottamente. Quando ti deciderai a contraccambiarlo? Non pensarlo lontano da te, anche se non è visibile e palpabile. Egli è veramente presente nell'Eucaristia. È vivo, vero, reale in corpo, sangue, anima e divinità. Amiamo dunque Gesù. La nostra felicità è nel suo amore. Solo in lui avremo pace. Inquieto è il nostro cuore, fin tanto che non riposa in te, aveva detto Sant'Agostino. Miracolo. Sant'Alfonso Maria de Liguori. Ecco, un santo veramente innamorato di Maria, e l'amore a Maria lo portò ad essere un grande amante di Gesù per tutta la sua vita. Il suo pellegrinaggio terreno fu un'ascensione continua all'amore. Predicatore e missionario, infiammava il popolo nell'amore verso la Madonna e Gesù. Istituì la congregazione del Santissimo Redentore perché vi fossero degli amanti di Gesù e Maria che continuassero l'opera intrapresa. Scrisse moltissimi libri, tra cui Le Glorie di Maria, un'opera valida ancora oggi che fa comprendere quanto la Madonna ami ciascuno di noi. Ricevendo il viatico, poco prima di morire, balzò dal letto esclamando: «Vieni, oh mio Gesù!» Maria l'attendeva, a braccia aperte in cielo. Offerta. Fai un esame di coscienza sul modo in cui è trascorso il mese di maggio e sui propositi fatti per il miglioramento spirituale della tua vita. Devozione. Mattina e sera ricorda di elevare i tuoi occhi e il tuo cuore al cielo. Patria dei Beati. La tua preghiera a Gesù e Maria non manchi mai. Giaculatoria. Inestinguibile fiamma del cuore, Madre, accendimi per il mio Signore. Preghiera. Salve, o Vergine Maria, al termine di questo mese, in tuo onore, ti chiediamo una grazia, la più importante ed essenziale, un grande e costante amore a Gesù. Non ci abbandonare, poiché dove sei tu, vi è necessariamente Gesù. Tu sarai il vincolo di unione fra ciascuno di noi e Gesù. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.